Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura l'emergenza Covid, il consueto bollettino sull'andamento della pandemia. Oggi in Abruzzo sono 227 i nuovi casi e ci sono stati anche 10 decessi. Vediamo il servizio. 227 nuovi casi di Covid oggi in Abruzzo, poco oltre l'8% dei 2.792 test processati. I nuovi casi sono riferiti a persone d'età compresa tra 1 e 98 anni, 59 sono della provincia dell'Aquila, altrettante della provincia di Chieti, 91 del Pescarese e 15 del Teramano, mentre 3 provengono da fuori regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1.013. Si tratta di persone d'età compresa tra 38 e 104 anni, 8 in provincia dell'Aquila, 1 in quella di Chieti e 1 in quella di Pescara. Del totale odierno 3 casi riguardano decessi dei giorni scorsi comunicati solo oggi alle ASL. 547 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo vi sono 15.991 positivi accertati, meno 330 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. 657 pazienti, meno 9 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 65 più 1 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 15.269, meno 322 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. E si terrà domani nel primo pomeriggio per via telematica l'udienza del TAR dell'Aquila sul ricorso presentato dal governo in merito all'ordinanza sulla zona arancione firmata nei giorni scorsi dal presidente della regione Marco Marsilio. L'Abruzzo, in caso di decisione favorevole al governo, potrebbe tornare zona rossa per questo weekend. Il servizio di Jacopo Forcella. L'Abruzzo potrebbe tornare zona rossa se il TAR dell'Aquila dovesse decidere domani per l'accoglimento del ricorso presentato dal governo contro l'ordinanza del presidente Marsilio, che ha riportato motu proprio l'Abruzzo in zona arancione prima del pronunciamento della cabina di regia prevista per domani. La regione tornerebbe in zona rossa per 2 giorni, fino a lunedì, perché è praticamente certo che dall'Osservatorio Nazionale arrivi il via libera al provvedimento del ministro della Salute Speranza per la zona arancione da lunedì. L'udienza al TAR è prevista domani nel primo pomeriggio in via telematica. Il presidente del TAR, Umberto Realfonso, avrebbe così deciso di non tener conto della iniziale richiesta di prendere una decisione inaudita altera parte, ossia senza ascoltare la regione, avendo deciso di prendere in esame le varie posizioni. A questo va aggiunto che non è detto che in quella sede il TAR si pronunci solo per una sospensiva dell'ordinanza, ma potrebbe anche entrare nel merito. Qualora venisse confermato quello che il governo ha scritto nel ricorso, e cioè che l'Abruzzo dal 27 novembre ha presentato dati sui contagi più positivi e quindi dopo 14 giorni, scadenza 11 dicembre, sarebbe tornata arancione, allora il via libera ci sarebbe, ma con la operatività che il ministro Speranza sancirebbe per domenica 13. Quindi sarebbe da capire cosa accade in regione. Qualora il TAR dovesse decidere, domani l'Abruzzo tornerebbe in zona rossa per 2 giorni. Se si dovesse riservare, accadrebbe per poche ore o addirittura per nulla, se la decisione dovesse arrivare tra domenica sera e lunedì. E staremo quindi a vedere cosa deciderà il TAR. Intanto, con il ritorno dell'Abruzzo in zona arancione, anche gli studenti di seconda e terza media delle scuole pescaresi sono tornati a fare lezione in presenza. Paolo Renzetti. Con il ritorno dell'Abruzzo in zona arancione sono tornate anche nelle scuole medie di Pescara di seconda e terza media le lezioni in presenza. Assessore Santilli, si è ripartiti nella massima tranquillità, ovviamente con una grande attenzione. L'attenzione non deve mai mancare, quindi le regole vanno sempre rispettate. Il famoso distanziamento, il lavaggio delle mani e la mascherina. Ieri, con grande soddisfazione da parte dei ragazzi, dico, ma anche da parte dei presidi, siamo tornati a scuola regolarmente. Aspettavamo questo momento perché l'educazione a distanza è vero che è positivo farla, però in presenza è un discorso completamente diverso, il rapporto tra i ragazzi, tra gli insegnanti con i ragazzi, quindi la scuola è questa. Sto facendo il giro delle scuole in questi giorni con i presidi proprio per sentirli e confrontarmi con loro come abbiamo sempre fatto in questo periodo, però la situazione l'ho trovata veramente molto ma molto positiva, tutto tranquillo, tutto funziona regolarmente, i ragazzi sono molto bravi, rispettano le regole, c'è un po'
da parte dei genitori ancora che non riescono a capire che all'esterno della scuola bisogna stare distanti, bisogna mettere le mascherine. Però, ripeto, noi siamo contenti dal comportamento da parte dei ragazzi, che è veramente un segnale molto positivo. Ultimamente, devo dire la verità, ormai sono 15 giorni che non abbiamo più casi nelle nostre scuole. Io non voglio, speriamo che non succeda più, ma questo è un segnale perché? Perché significa che i ragazzi rispettano le regole. Quindi nel momento in cui i ragazzi rispettano le regole e mantengono rispettano quel distanziamento, la mascherina, il lavaggio delle mani, tutto funziona per il meglio per tutti. Il segretario della UIL di Sulmona, Ferretti, denuncia la situazione di difficoltà che si continua a vivere nella Valle Peligna. Tra le problematiche legate all'ospedale e quelle del carcere, dove nei giorni scorsi c'è stato un boom di contagi, e per una questione di sovraffollamento che riguarda in realtà tutte le carceri abruzzesi, mancherebbero proprio gli spazi per isolare i positivi e anche per l'eventuale triage dei nuovi ingressi. Per Ferretti è mancata la programmazione e i sanitari sono stati lasciati soli a fronteggiare il Covid. Mancanza di spazi, una grave carenza di operatori sanitari, contagi in crescita e una gestione che lascia perplessi. La UIL torna a denunciare una grave situazione sul territorio di Sulmona e in particolare per il carcere locale. Ad oggi infatti sono oltre 80 i contagiati all'interno del supercarcere tra detenuti e personale penitenziario, ma l'emergenza per il segretario territoriale UIL FPL era prevedibile e si sarebbe potuto correre ai ripari molto prima. La situazione, dire drammatica, è poco. Che in questo momento diciamo che si stanno affrontando diversi fronti, abbiamo il fronte del carcere e questa situazione diciamo preoccupa, perché la struttura sanitaria non è pronta in questo momento logisticamente ma anche a livello di personale. Un altro fronte che abbiamo è quello relativo comunque ai pazienti Covid che continuano a aumentare. E diciamo che anche la gestione di questi pazienti diventa difficile per mancanza di spazi, ma abbiamo avuto difficoltà nel reperire medici, infermieri. In questo momento noi abbiamo l'ospedale Sulmona, ma anche altri ospedali a livello provinciale, si sono verificati all'interno numerosi focolai che non permettono l'erogazione comunque di un'assistenza a quella che è l'altra tipologia di popolazione e quindi le altre malattie, perché ricordiamoci, non abbiamo soltanto i pazienti Covid, ma abbiamo anche altre tipologie di pazienti che in questo momento non hanno un'assistenza adeguata. Bisognava comunque individuare in questi mesi degli spazi dedicati, quindi degli ospedali provinciali deputati a ricevere i pazienti Covid. Ci siamo trovati in questo momento a rincorrere l'emergenza, a rincorrere. Quindi che succedeva? Subentrava un focolaio e automaticamente quel reparto veniva riconvertito in Covid. Quindi rincorrevamo il problema, ma non l'abbiamo programmato, non abbiamo gestito questa emergenza. Il problema è soltanto uno, che in questo momento chi sta affrontando l'emergenza? È il personale sanitario. Questa è la realtà e non possiamo lasciare soli il personale sanitario a fronteggiare un'emergenza che comunque si sapeva che sarebbe arrivata e si è fatto poco a nostro avviso. Torniamo ora a occuparci delle vicende giudiziarie che riguardano Strada dei Parchi, la concessionaria dell'A24 e A25 appartenente al gruppo Toto. Il gruppo Toto accoglie con soddisfazione in una nota le motivazioni del Tribunale del Riesame di Teramo che, nell'annullare il blocco di ingenti fondi dei suoi amministratori, dirigenti e la maggior parte del sequestro dei fondi delle sue società, hanno ulteriormente confermato la piena legittimità dell'assegnazione dei lavori da parte di Strada dei Parchi alla Toto Costruzioni. Le norme prevedono infatti, si prosegue nella nota del gruppo Toto, che le società che hanno ottenuto l'affidamento della concessione attraverso un bando di gara sulla base di norme comunitarie non siano obbligate ad affidare gli appalti a terzi, ma abbiano la facoltà di assegnare i lavori in house in modo da garantire la realizzazione in tempi e costi certi delle opere di completamento e di ammodernamento dell'autostrada. Appunto come nel caso di Strada dei Parchi S.P.A. il deposito della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Teramo, si sottolinea nella nota, fa seguito al dispositivo reso noto da alcuni giorni con il quale era stato disposto l'annullamento del decreto di sequestro e pertanto ordinata la restituzione della maggior parte delle somme sottoposte a vincolo reale, 21,8 milioni sui complessivi 26,7 milioni. Poiché sono state ritenute infondate le tesi dell'accusa. Ne consegue la piena liceità dell'affidamento dei lavori a Toto S.P.A. Costruzioni Generali.
In merito al mancato dissequestro della somma di 4,9 milioni di euro, Strada dei Parchi sta naturalmente valutando l'opportunità di promuovere ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale, atteso che la decisione di non eseguire tempestivamente la manutenzione ordinaria dei viadotti, che comunque non ha causato alcun danno alla sicurezza degli stessi, è derivata dal fatto che la normativa vigente impone di intervenire sugli stessi non appena approvato il nuovo piano economico finanziario da parte del Ministero per renderli antisismici. Io vi ricordo che la questione dell'affidamento dei lavori scaturisce dal fatto che secondo il GIP di Teramo veneziano dal 2009 al 2016 oltre il 98% del totale del valore dei lavori eseguiti sono stati affidati a società infragruppo. Proseguiamo con la cronaca. Sono scattati all'alba da parte dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara 4 arresti relativi al fallimento di una società di Milano con sede operativa Silvi, di fatto gestita da soggetti pescaresi. L'accusa è di bancarotta fraudolenta. Alfredo Primante. I reati sono pesanti, bancarotta fraudolenta e documentale per aver distratto denaro ed altri beni per oltre 300.000 euro, connessi alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per 350.000 euro e agli omessi versamenti di imposte, oltre che per reati di falso e di sostituzione di persona. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara, con l'ausilio dei reparti del Corpo dell'Aquila e di Martina Franca, hanno eseguito 4 misure cautelari emesse dalla Procura della Repubblica di Milano in relazione al fallimento di una società avente sede legale nel capoluogo meneghino ed operativa a Silvi, in provincia di Teramo. In relazione a questa vicenda sono finiti agli arresti i 4 abruzzesi, 3 residenti in provincia di Pescara ed uno in provincia dell'Aquila, ritenuti responsabili a vario titolo del crack della società operante nel settore del commercio all'ingrosso, importazione ed esportazione di prodotti in plastica. I finanzieri nel corso delle indagini hanno accertato attraverso una mirata attività investigativa la vera identità di colui che sotto il falso nome risultava essere l'amministratore della società, il quale, pluripregiudicato per reati specifici, utilizzando false generalità aveva stipulato numerosi contratti di fornitura di merce, atti notarili e contratti di noleggio di autovetture, oltre ad aver proceduto all'attivazione di rapporti bancari e di numerose schede telefoniche. I finanzieri sono stati messi sulla pista giusta da numerose segnalazioni di operazioni finanziarie sospette mediante la ricostruzione di flussi finanziari e le connesse indagini bancarie e patrimoniali, nonché con l'acquisizione di documentazione contabile ed amministrativa che ha fatto emergere le condotte distrattive, oltre che gli illeciti di natura fiscale e le falsità in atti. I 4 arrestati, su disposizione del GIP del Tribunale di Milano Valerio Natale, sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa degli interrogatori di garanzia. Antonella Ballone è stata eletta presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, il nuovo ente camerale nato dalla fusione tra quella di Teramo e quella dell'Aquila. 39 anni, imprenditrice, Antonella Ballone è la prima donna in Abruzzo a rivestire questo ruolo ed è anche la più giovane d'Italia. Tania Bonici Castelli. Antonella Ballone è la nuova presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, l'ente camerale nato dalla fusione delle Camere di Teramo e l'Aquila. Eletta all'unanimità, Antonella Ballone è un'imprenditrice nel settore industria Gruppo Baltur e sarà alla guida dell'ente fino al 2025. 39 anni, già vicepresidente dell'ente teramano, è la più giovane presidente di una Camera di Commercio in Italia, prima donna in Abruzzo ad assumere questo incarico e seconda in Italia. Come si troverà ad operare su questo vastissimo territorio? Partiamo subito innanzitutto, abbiamo credo le idee abbastanza chiare, sicuramente la mission che abbiamo è una mission importante perché entriamo in campo in un momento di crisi, se vogliamo, di pandemia, e quindi il nostro operato deve essere quello di affiancamento alle imprese, far sentire la nostra presenza con appunto tutto quello che è le risorse che possiamo mettere in campo. È appunto un momento delicato, ma credo che la luce è all'orizzonte e noi come ente oggettivamente faremo tutto il possibile e ci metteremo proprio a disposizione fattiva e operativa per il rilancio del territorio. Questa fusione funzionerà? Direi di sì, anche perché è una fusione che rende sinergici due territori importanti
due territori che in qualche modo rappresentano circa il 70% anche del turismo regionale. Abbiamo dei numeri importanti anche a livello di industria, di commercio, e quindi credo che sarà una vera e propria sinergia quella che possiamo fare, e tutto sommato la vedo molto positivamente questo passaggio. A breve il Consiglio della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia tornerà a riunirsi per l'elezione della giunta camerale, che sarà costituita da 5 membri oltre alla Presidente Ballone. A seguito dell'accorpamento Teramo-L'Aquila, la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia opererà su 155 comuni per un totale di oltre 600.000 abitanti, con 80.568 imprese iscritte. Il nuovo ente è tra i più rappresentativi a livello nazionale per estensione territoriale ed è vigilato dal Ministero dello Sviluppo Economico. La politica, un bilancio comunale inadeguato e vecchio per una città che è cambiata e che fa i conti come tutte con l'emergenza sanitaria. A dirlo sono i consiglieri comunali di centrosinistra al comune di Pescara, che questa mattina in conferenza stampa hanno spiegato cosa a loro giudizio dovrà essere rivisto il servizio. I consiglieri comunali di centro-sinistra a Pescara contestano il bilancio dell'amministrazione comunale e soprattutto cosa secondo voi non è andato per il verso giusto? Questo è un vecchio bilancio, perché non tiene per niente conto del fatto che nel frattempo Pescara è precipitata nella più grave crisi economica e sociale dal dopoguerra. È un bilancio che ripropone i soliti vecchi schemi, non è stato mai confrontato con le parti sociali come loro stessi ci hanno detto, perché noi in 4 giorni abbiamo fatto 4 incontri con i sindacati, le categorie economiche, il volontariato, la cultura, nessuno è stato chiamato a confrontarsi nel complesso del bilancio. Questo è molto grave, tanto che il risultato è un bilancio inadeguato, vecchio, che semplicemente ripropone i classici schemi di sempre, ma non introduce quella rivoluzione di cui la città ha bisogno a partire dall'economia e dal sociale, perché siamo precipitati in una crisi molto molto grave e questa giunta sembra non essersene accorta. Dato il momento che stiamo vivendo, noi non vogliamo assolutamente speculare sulla bilancio che è stato fatto per degli interessi di parte, ma vogliamo ottenere il meglio per la cittadinanza e quindi cercare di spostare i fondi del bilancio maggiormente verso le spese che riguardano il sociale, che riguardano le categorie più svantaggiate, perché crediamo che in questo momento, in un momento di crisi economica durissima, soprattutto per la città di Pescara, che ha vissuto a causa del governatore Marsiglio, non ce lo dimentichiamo, una zona rossa fino a pochi giorni fa, ha necessità di ripresa sotto questo punto di vista. Non posso non sottolineare gli spicci che questo comune sta destinando con questo bilancio alle politiche giovanili. Sono veramente misure scarse, così come lo sono per la cultura, per l'attività di promozione turistica e per il sociale. Pescara ha bisogno di rilanciarsi e questo è un bilancio che non guarda avanti ma guarda sicuramente indietro. La revoca del vitalizio per l'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano Del Turco, al centro della vicenda Sanitopoli ed oggi gravemente malato, sta sollevando indignazione nel mondo politico con diverse prese di posizione contro la decisione. L'avvocato Casciere, amico di Del Turco, racconta le condizioni precarie di salute dell'ex governatore e, raccogliendo l'appello della famiglia, ha annunciato di aver chiesto la grazia al presidente della Repubblica Mattarella. L'ufficio di presidenza del Senato ha revocato il vitalizio all'ex presidente della regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco. L'ex governatore, oggi gravemente malato, è stato colpito, secondo l'avvocato Leonardo Casciere, da un atto inumano e per questo l'avvocato ha chiesto al presidente della Repubblica di concedere la grazia all'ex presidente della regione per porre rimedio a quello che considera un atto di crudeltà. Ho valutato una situazione drammatica in questo momento, perché conosco Ottaviano Del Turco da quando ero bambino, quindi siamo nati a Collelongo ambedue. Ottaviano adesso si trova in una condizione tremenda, perché è affetto da Alzheimer, ha un tumore, pare che ci abbia anche il Parkinson, quindi si trova in una condizione, è appeso ad un filo. E togliergli anche il vitalizio che gli spettava per reati del 2006, con una norma che poi non è neanche una norma, pare che sia una circolare dell'ex presidente del Senato Grasso del 2015, quindi applicare una norma retroattiva a fatti che
non erano contemplati con la norma stessa. Quindi è indegno in un momento come questo, è una barbarie, come dice giustamente Martelli, una barbarie disumana. Ricordiamolo, facciamo un passo indietro, che anche sul processo ci sono stati parecchi dubbi per l'impianto proprio accusatorio. Io sono stato sempre convinto che Ottaviano fosse innocente. Era una mia convinzione personale, non conoscendo gli atti è chiaro che non potevo esprimere un giudizio tecnico, però credo che la Cassazione, nel momento in cui ha deciso di annullare e rinviare la Corte d'Appello di Perugia nel 2017 per l'associazione a delinquere, e lì è stato assolto perché il fatto non sussiste, è chiaro che tutto il quadro probatorio e tutto il quadro accusatorio ha avuto un tracollo determinante. Sono rimaste soltanto le induzioni indebite, cosa che una valutazione fatta in un certo modo su 24 capi di imputazione ne sorreggono soltanto 5, beh, qualche difficoltà vi è nel vedere qual è la prova effettiva di quello. E bene ha fatto Cajazza nel momento in cui ha detto che farà una revisione, e pare che abbia già attivato la procedura. Si chiama Nessuno Resti Solo, lo sportello voluto da Camera di Commercio, Associazione Bancaria Italiana e Prefettura di Pescara, è rivolto alle istanze di famiglie e imprese. Nessuno deve essere lasciato solo. Con questo spirito lo sportello creato da Prefettura di Pescara, Camera di Commercio di Chieti Pescara, ABI e ordini professionali si prefigge di dare un aiuto professionale di consulenza economico-finanziaria, legale e di supporto psicologico a quanti non hanno accesso a consulenze specialistiche dedicate, fornendo informazioni e orientamento per inquadrare le situazioni di difficoltà e i fattori determinanti, informando anche correttamente su strumenti, procedure e opportunità, indirizzando nell'espletamento delle procedure presso gli enti pubblici e gli istituti di credito, offrendo anche il primo sostegno psicologico nell'emergenza per affrontare una situazione di crisi, creando sinergie con altre realtà che possono offrire supporto. Questo progetto nasce da un'idea di Sua Eccellenza il prefetto di Pescara, che poi ha trovato l'appoggio totale della Camera di Commercio di Chieti Pescara, perché è un progetto interessante in un momento così difficile per la società civile e imprenditoriale. È uno sportello che ha lo spirito di dare un contributo di consulenze a chi ne dovesse aver bisogno in questo particolare momento. L'idea qual è? Quella di dare appunto un supporto informativo, lo sportello non elargirà risorse, ma dare un supporto informativo su diversi aspetti che possono essere utili per i cittadini che si trovano in difficoltà. La finalità è quella di prevenire ovviamente fenomeni usurari, comunque distorsivi dell'economia legale. Nei momenti di difficoltà bisogna fare rete, la coesione sociale è la forza che ci può dare una spinta per uscire meglio da questo momento difficile. E ora allo sport, la Serie B, l'attaccante del Pescara, Milos Bosic, commenta il momento dei biancazzurri dopo la rigenerante vittoria di Ascoli. Il serbo si dice pronto a dare il proprio apporto offensivo, specie alla luce dei tanti infortuni del reparto avanzato del Delfino. In questo momento posso dire che mi sto allenando, sto cercando la mia forma perché sono tornato da un infortunio al flessore. E io come calciatore, se posso dire, faccio molta fatica a rientrare al 100%, perciò in questo momento sto lavorando e cercare di aiutare la squadra se ci sarà bisogno e se mi chiamerà il mister in causa. Da fuori che Pescara hai visto ad Ascoli? Ho visto una grande squadra, molto compatta, che aveva fiducia in uno nell'altro. Una squadra organizzata con una cattiveria che credo non abbiamo mai avuto in queste ultime partite. Stai recuperando la miglior condizione, prima di qualche problema fisico eri stato impiegato da Otto come attaccante centrale, però il tuo ruolo è soprattutto quello di esterno, è in quel ruolo che riesci ad esprimerti meglio, è così? Sicuramente il mio ruolo sarebbe l'esterno, ma se il mister mi dovesse chiamare in causa a giocare a centravanti lo faccio con piacere, perché il mio compito è aiutare la squadra. Considerando anche l'infortunio di Asensio, quando rientrerà, insomma, sarà importante anche il tuo apporto?
il tuo apporto, considerando che c'è solo Seter e oltre a Belloni da punta centrale? Sicuramente in questo momento abbiamo avuto una grande perdita, perché Asensio è un grande giocatore, ma dobbiamo andare avanti, continuare e aspettare il suo recupero, perché sicuramente quando tornerà farà vedere che giocatore è. Da Massimo Oddo al nuovo allenatore Roberto Breda, quali cambiamenti secondo te, anche com'è il clima nello spogliatoio rispetto a qualche settimana fa? Sicuramente quando si vince una partita il clima è già più tranquillo, sereno, però in questo momento dobbiamo pensare ad allenarci come stiamo già facendo ogni giorno al 100% e pensare che sabato giochiamo una grande partita. Serie C, due reti e una grande prestazione contro la Vibonese. Il centrocampista portoghese del Teramo, Costa Ferreira, cancella le critiche che gli erano piovute addosso dopo Terni e carica i suoi in vista della trasferta di domenica sul campo della Turris. Ascoltiamolo. Con la Vibonese abbiamo fatto una grossa partita, creato tanto volume di gioco. Col Francavilla la stessa cosa. Con la Ternana ce la siamo giocata, poi è andata come è andata, però comunque creiamo sempre tante occasioni rispetto magari a partite dove tu hai vinto con Monopoli o Catania, dove non sei stato brillante, hai fatto due tiri, due gol col Monopoli, col Catania hai fatto il primo tiro, il primo gol, quindi sono gli episodi alla fine che poi ti sbloccano la partita. Quindi a livello di prestazione preferisco giocare come ho giocato col Francavilla, con la Vibonese, che poi sicuramente è un punto di partenza per il futuro. A me piace parlare con i miei compagni, aiutarli, perché comunque ho avuto sempre tanti allenatori, tanti compagni che hanno fatto carriera, e quindi cerco di prendere il meglio di ognuno di loro e cercare di mettere magari un po' la mia esperienza, quello che ho vissuto, aiutare i miei compagni, no? Per non ripetere magari gli errori che ho fatto io quando ero piccolo, no? Quindi sicuramente l'assist di Francavilla sono cose che gli dico sempre, magari quando arrivi sul fondo, di mettere la palla dietro, non buttarla in aria, tutte piccolezze che poi loro vedono che funziona e giustamente poi vengono da me a ringraziarmi. L'ottimo inizio sia personale che di squadra che abbiamo avuto, è criticato in questo momento della stagione, ecco, mi sembrava un po' strano, ecco. Però ecco, l'unico a cui devo rispondere è al mister e ai miei compagni, quindi non mi sono sentito mai sotto attacco da nessuna parte, anche perché comunque non leggo i social, non leggo i giornali, quindi cerco di stare nel mio ambiente, con la mia famiglia, tranquillo, quindi le parole se le porta via il vento, poi le prestazioni le devo fare per me stesso, per la squadra, per il mister, perché ogni domenica voglio scendere in campo da titolare e quindi devo dare il massimo. Tra i due gol molti preferiscono stilisticamente il secondo, io preferisco di gran lunga il primo, perché secondo me è molto più difficile. A Pedro Costa Ferreira, che l'hai realizzati tutti e due, quale piace di più? Mi piace di più il secondo, anche se il primo è stato nettamente più difficile, perché la palla arrivava veramente da altissima, quindi è stato difficile sia coordinarmi, che comunque avevo i difensori, il portiere, non riuscivo a vedere bene la palla, che era talmente tanto alta che scendeva. Diciamo che il secondo è stato più facile, anche se è stato più bello. Episodi come il gol di Francavilla, il gol sul calcio d'angolo, sono quei dettagli che magari a inizio stagione noi stavamo attenti, dove tu davi il 100% di concentrazione. Ecco. Ora magari abbiamo abbassato un attimino il livello di concentrazione, ci manca ancora quello step, come dicevo prima, anche a partire già di domenica, l'alzare l'asticella della concentrazione, curare quel piccolo dettaglio che poi alla fine ci ha portato a pareggiare con la Vibonese. Tutti questi passi bisogna farli gradualmente, quindi il mister parla sempre di questo processo di crescita che ci sarà, adesso non sappiamo quando ci sarà, tra una, due, tre settimane, un mese, sarà lungo, però ci dovremo arrivare. Il TG6 termina qui, tutti quanti i servizi sono disponibili su YouTube e su www.tv6.it. La prossima edizione del telegiornale è alle ore 23. Grazie e una buona serata.